la manutenzione dei veicoli a scopo preventivo ed effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie e straordinarie. Chiaramente queste riparazioni vanno fatte in officina da personale specializzato. Questo capitolo si riferisce specialmente a chi deve conseguire la patente di categoria CE-CE e chi deve conseguire la patente di EDE. Come potete vedere dalla slide, ci sono tre domande su ogni capitolo, quindi è un argomento abbastanza importante. Ora ti parlerò della manutenzione programmata ordinaria, cioè quella che va sempre fatta con delle scadenze prestabilite. Come faccio a sapere quali sono queste scadenze? Mi devo riferire chiaramente a qualche cosa che è il libretto di uso e manutenzione. Ogni veicolo deve avere obbligatoriamente un libretto di uso e manutenzione. È come il libretto di uso e manutenzione della lavastoviglie, il libretto di uso e manutenzione dell'aspirapolvere, qui anche il nostro veicolo avrà un libretto di uso e manutenzione. È molto importante anche segnalare sempre il cattivo funzionamento del nostro veicolo presso l'officina o presso il nostro datore di lavoro. Per ridurre i e tutto questo serve a ridurre i problemi di manutenzione. Veniamo a cosa deve fare il conducente. Diciamo appunto che il conducente, per ridurre al massimo i problemi di manutenzione, cosa deve fare? Innanzitutto deve avere uno stile di guida che limiti le sollecitazioni e le parti meccaniche del veicolo, perché ogni sollecitazione gravosa mette in difficoltà il nostro veicolo, quindi uno stile di guida molto soft, oltre a ridurre anche i consumi, riduce anche il logorio del nostro veicolo. Come ho ribadito prima, bisogna sempre segnalare all'azienda qualunque possibile difetto o, no, o anomalia riscontrata durante il nostro turno di lavoro per fare in modo che l'azienda provveda alla sua riparazione. Come ho detto prima, il libretto di uso e manutenzione è molto importante perché le principali operazioni di manutenzione ordinaria, cioè quelle che si fanno ordinariamente senza aspettare che il veicolo sia rotto, devono essere effettuate sul veicolo e sono tra l'altro indicate appunto su questo tipo di libretto. Le scadenze e le verifiche di manutenzione sono in genere riferite al chilometraggio, perché appunto più il nostro veicolo fa chilometri, più noi abbiamo un'usura e una necessità di manutenzione. Se il veicolo invece percorre pochi chilometri, allora il riferimento viene dato al tempo trascorso dall'ultima manutenzione. È chiaro che se noi nell'arco di un anno facciamo pochissimi chilometri, dobbiamo comunque ripetere la manutenzione. Lo scopo appunto della manutenzione programmata è quello di mantenere nel tempo il veicolo nel miglior stato di efficienza e sicurezza, evitando preventivamente appunto guasti e conseguentemente l'inutilizzo del veicolo. Qual è il rapporto tra il conducente e la manutenzione? È compito del conducente segnalare il malfunzionamento del veicolo a chi? Al responsabile del parco macchine o dell'officina di riparazione dell'azienda. È importante anche che il conducente sia in grado di distinguere i guasti e quindi sapere se il guasto è grave o meno grave, e in questo caso, se il guasto è grave, non dobbiamo comunque proseguire il viaggio oppure partire per un viaggio, in quanto potrebbe permettere e con le dovute cautele di continuare il viaggio. La manutenzione, lo scopo della manutenzione è quello di consentire
al veicolo di proseguire il viaggio senza avere problemi meccanici e non mettere in pericolo la sicurezza del conducente, eventualmente dei passeggeri e degli altri utenti della strada. Cosa comporta una manutenzione programmata ordinaria corretta? Comporta di avere un veicolo meno inquinante, di avere un veicolo meno rumoroso, conseguentemente di limitare i consumi di carburante, evita l'intasamento del filtro del combustibile ed evita l'intasamento del filtro dell'olio. Conseguentemente abbiamo perciò un buon funzionamento del motore. Nella slide vediamo appunto come il percorso del carburante. Questo è il filtro del combustibile che va cambiato appunto periodicamente per evitare che le impurità entrino nelle parti principali del motore col conseguente danneggiamento dell'impianto di iniezione. Un filtro intasato comporta anche un aumento dei consumi, pertanto è conveniente sostituire il filtro piuttosto che risparmiare sul suo uso e sulla sua sostituzione. Nella manutenzione noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo eseguire i periodici controlli seguendo le indicazioni della casa costruttrice. Quali sono le parti che vanno controllate periodicamente e che sono molto importanti? Innanzitutto le condizioni delle cinghie di trasmissione, che si possono usurare, si possono tagliare, si possono danneggiare. Controllare il corretto serraggio dei morsetti dei due poli della batteria, in quanto se allentati possono sfiammare e danneggiare i poli della batteria oppure non trasmettere correttamente la corrente che dovrebbero trasmettere. Verificare il livello dell'olio del servosterzo idraulico, in quanto con mancanza di olio potremmo avere un funzionamento irregolare della scatola guida e del servosterzo. Importantissima è anche la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, in quanto se la pressione non è corretta potrebbero comportare una loro usura non corretta, potrebbero comportare un loro surriscaldamento e deterioramento con la conseguente esplosione del pneumatico e anche un maggior angolo di deriva e comportamento anomalo del veicolo. Non di poco conto è anche il livello del liquido detergente del parabrezza, in quanto la possibilità di poter pulire il parabrezza durante la marcia è molto importante per la sicurezza, in quanto ci consente una buona visibilità della strada che ci troviamo davanti a noi. E non ultimo, la pulizia del filtro dell'aria del motore, che consente un buon funzionamento del motore, una buona carburazione del motore e un buon rendimento del motore. Un filtro dell'aria intasato, come vedremo in altri capitoli, può comportare un funzionamento non corretto del motore, una fumosità al tubo di scarico e un aumento di consumo di carburante con un minor rendimento del motore. Nella slide vediamo le varie parti che ho appena menzionato. Questa, ad esempio, è la cinghia della distribuzione, la cui rottura può comportare ingenti guasti meccanici nel motore e può comportare un fermo del veicolo per molto tempo. Qui vediamo i poli della batteria, che possono essere ossidati o allentati. Qui vediamo nello specifico la vaschetta di riferimento del liquido necessario per il funzionamento del servosterzo. Qui abbiamo un livello minimo massimo e di facile consultazione. Chiaramente il liquido che va aggiunto
all'interno di questa vaschetta deve essere quello stabilito dal libretto di uso e manutenzione. Qui abbiamo un operatore che sta controllando la pressione di gonfiaggio dei pneumatici. Un concetto molto importante è quello di controllare la pressione di gonfiaggio quando i pneumatici sono freddi. Per mantenere l'efficienza del motore, bisogna ad ogni rifornimento di carburante effettuare un cambio periodico dell'olio, non aggiungere acqua pura al liquido refrigerante perché potrebbe danneggiare l'impianto di raffreddamento, riferire al responsabile del parco veicolari ogni inconveniente e riferire all'azienda se notiamo problemi al veicolo o ai pneumatici o alla sua struttura. Cosa deve fare il conducente? Segnalare tempestivamente alla propria impresa eventuali malfunzionamenti gravi del veicolo ed è importante conoscere il comportamento del veicolo, le spie e gli strumenti di bordo e, come ho già detto, saper consultare in modo corretto il libretto di uso e manutenzione. Ecco, un altro concetto importante è capire quando i controlli possono essere fatti dal conducente e quando i controlli possono essere fatti dall'officina, non possono, devono essere fatti dall'officina. Però questa è un'altra storia che vediamo nel prossimo.